può dare estremamente positivo, però io sono stanco e non l'ho fatto in consiglio perché non aveva senso, sono stanco di sentir raccontare al nostro riguardo e indirettamente, ma ancora più importante, a riguardo di quelli che hanno firmato, che sono stati presi in giro. Perché è vero l'esatto contrario. Chi sta prendendo in giro le persone sono quelli che hanno parlavano da sempre di ospedale nuovo, quando è stato in ospedale unico, che hanno sempre detto che il Sant'Antonio Abate avrebbe avuto dei presidi sanitari qui che non ci sono. Andassero a giustificare loro tutto questo. È inaccettabile che si prosegua questa petizione, il cui testo è stato dato qui di fronte a tutti quanti voi, reso pubblico su un sito il 1° di luglio, non ha suscitato nessun tipo di attenzione. Poi, quando si è capito che le firme arrivavano massicciamente, qualcuno si è svegliato e ha cominciato a dire la qualunque. Forse, evidentemente, non sono più in grado loro di scendere in mezzo alla gente e di ascoltarla, come invece bisognerebbe fare. Ah, e giusto perché qualcuno ci dice che noi diciamo delle cose diverse, no? Cioè, questo è quello che noi diciamo da sempre, questi sono i manifesti delle elezioni, no? Cioè, guarda qua, questo era quello che noi avevamo affisso ai manifesti per la campagna elettorale. Ovviamente in quel momento erano passati inosservati, ma un referendum, vabbè. Noi siamo a favore di un ospedale nuovo, perché se fanno un ospedale nuovo a Busto non ci offendiamo noi, visto che lì lo spazio c'è. Ma non vogliamo che chiudano quello di Gallarate, perché l'ospedale noi fa una roba diversa. Questo non l'abbiamo fatto adesso, eh. Era del luglio 2021. Perché noi diciamo le cose e facciamo le stesse cose.